Grazie Presidente, ma io mi vergogno che qualcuno qua dentro dica di rappresentare l'Europa, io mi vergogno che qualcuno qua dentro gestisca 500 milioni di persone lasciando un futuro di guerra e di disoccupazione ai nostri cittadini. Io ringrazio Tsipras e ringrazio il popolo greco, siamo su posizioni politiche diverse. Gli rimprovero il fatto che non arrivi fino in fondo, quindi non rimetta in discussione questa Unione Europea che è una gabbia antidemocratica, questa moneta unica che non ha senso alcuno, però lo ringrazio perché ha dimostrato che il re è nudo. Mi fa pena qualcuno che a nome del più grande partito rappresentato in questo Parlamento parli con schifo e dispetto del referendum, dei cittadini che votano, dei cittadini che scelgono. Perché guarda caso se i cittadini votano e scelgono poi magari bocciano le scelte idiote di questa Europa, come votarono contro in Francia 10 anni fa, come votarono contro in Olanda, come voteranno in Danimarca, come voteranno nel Regno Unito. Mi fa paura questa Europa che sostiene le sanzioni contro la Russia, mettendo a rischio 2 milioni di posti di lavoro e schierando 40.000 uomini armati in casa nostra, mentre c'è qualcuno che taglia le gole al prossimo nel nome del suo Dio, ma c'è qualche fenomeno che qua dentro dice che il problema non è il terrorismo islamico ma è la destra, sono i populisti, è Orban, è la Le Pen, è Cameron, è la Lega Nord, siete da ricoverare, siete pericolosi. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro, sul rispetto dei diritti umani, sull'agricoltura, sulla pesca, che non approvi degli schifosi trattati internazionali che servono alle multinazionali e non ai nostri cittadini e ai nostri lavoratori. Vi sta crollando il tetto sulla testa. Io ringrazio Tsipras, ringrazio il popolo greco e ringrazio i cittadini che hanno scelto con coraggio di uscire da questa gabbia, perché io non lascio il futuro dei miei figli nelle mani di qualcuno che ha schifo alla democrazia.